La medicina di precisione è la personalizzazione il più possibile avanzata di prevenzione, diagnosi e cure mirata al singolo paziente. Ogni persona è diversa dall'altra e diverso è quindi anche il modo in cui reagisce alla propria malattia, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Per dare slancio e promuovere questo nuovo approccio personalizzato, per i pazienti oncologici l'azienda farmaceutica Roche premia con 300.000 euro totali i 6 progetti di ricerca indipendenti, vincitore del bando Roche per la medicina di precisione. Il tema della medicina di precisione sta diventando uno dei temi fondamentali in ambito oncologico. Sostanzialmente la medicina di precisione si conosce da tempo, nel senso che quando pensiamo all'utilizzo che si è fatto, per esempio, dei trattamenti ormonali nel tumore della mammella, si basavano proprio su alcune caratteristiche specifiche di alcuni tipi cellulari. Ma le conoscenze che avevamo in quel momento erano poche. Adesso, man mano che progredisce la conoscenza, abbiamo individuato una serie di possibili bersagli che possono essere attaccati con dei farmaci specifici sulla base della presenza o dell'assenza di condizioni particolari. Questo porta da un lato alla necessità di individuare con correttezza quali sono i soggetti e le malattie che possono presentare quelle caratteristiche tali da consentire l'impiego mirato di alcuni trattamenti. Dall'altro quello di sviluppare dei trattamenti che vadano a colpire dei bersagli mirati. Quindi, di fatto, la medicina di precisione altro non è che cercare di individuare il miglior trattamento per qualunque paziente, come è sempre stato nella storia della medicina, guidati però da alcune conoscenze tecniche che consentono di individuare quale sia l'origine di quella malattia in quel soggetto. In questo ambito si inserisce il progetto vincitore del gruppo di ricerca dell'Ospedale Universitario di Parma, volto a creare un piano assistenziale individuale molecolare per i pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato, caratterizzato da alterazioni molecolari. Per biopsia liquida intendiamo di fatto un prelievo di sangue nel contesto del nostro progetto, ma in realtà potrebbe essere anche qualunque altro tipo di materiale biologico, quale le urine, quale un liquido pleurico o altri materiali biologici, nei quali si va a determinare il DNA tumorale circolante. Cioè le malattie oncologiche tendono a liberare in circolo dallo sfaldamento delle cellule neoplastiche del DNA e con le metodiche attualmente disponibili è possibile identificare questo DNA tumorale circolante nel contesto del DNA libero circolante e quindi analizzarlo e andare a caratterizzare da un punto di vista molecolare questo DNA, quindi identificare delle alterazioni specifiche di quella malattia e anche, come nel contesto del nostro progetto specificatamente nel sangue, quindi a livello della biopsia liquida plasmatica, andare a identificare dei meccanismi di resistenza ai farmaci biologici che sono stati impiegati.